Migliaia di piacentini non hanno rispettato il codice della strada nell'anno appena concluso. Sono stati infatti 6.370 le violazioni rilevate con gli autovelox, per un totale di 9.338 punti decurtati e 84 patenti ritirate. I veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo sono stati 135. È il bilancio della Polstrada di Piacenza per quanto riguarda il 2021. In numeri, la Polizia Stradale ha controllato oltre 7.000 persone, delle quali quasi 4.500 conducenti di veicoli. 1.711 sono state sottoposte al controllo del tasso alcolemico e fra queste ben 67 sono state sanzionate perché guidavano in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelle denunciate per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state 8. In più sono state oltre un migliaio le pattuglie della Polizia Stradale che hanno vigilato sull'intera provincia di Piacenza, di cui 176 impiegate per l'ordine pubblico finalizzato al rispetto della normativa anti-Covid. Durante l'anno sono stati svolti servizi specifici di controllo all'autotrasporto professionale, quali trasporto merci pericolose, animali alimentari, impiegando numerosi equipaggi, si legge nel resoconto della Polstrada. Le pattuglie sono intervenute nei rilievi di 169 incidenti stradali, di cui 70 con solo danni alle cose, 98 con lesioni alle persone e uno con esito mortale. L'attività di polizia giudiziaria ha riguardato invece il controllo di 23 attività correlate alla circolazione stradale, autofficine, carrozzerie, agenzie pratiche auto e non solo, portando al controllo di 85 veicoli, all'accertamento di 14 infrazioni e all'individuazione di 3 attività abusive, meccanico e gommista, con relativi sequestri delle attrezzature. Le ulteriori indagini hanno portato alla denuncia di 28 persone in stato di libertà e all'esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare.